Ragazzi, oggi vi voglio raccontare la storia di come ho rubato il gatto alla mia vicina. Sigla. Ah già, non ce l'ho una sigla. Vabbè, iniziamo. Piccola premessa, è 15 anni che ho un cane, però questo cane non lo tengo qui a casa mia, bensì lo tengo a casa di mia nonna, da appunto 15 anni. Perciò tutto iniziò nel lontano 2018, quando vidi, per la primissima volta, un gatto abbastanza interessante. Ma soprattutto, non mio. Onestamente all'inizio non è che mi interessava avere un gatto qui a casa mia, perché ho detto ma sì, c'ho già lì un cane, cioè perché dovrei avere un altro animale domestico. Però boh, piano piano vedevo che si affezionava così. Quindi un giorno totalmente a caso, tipo decisi di prenderlo, lui era lì che girava totalmente a caso, decisi di prenderlo e tipo ignoranza totale, c'era giù la mia vicina che tipo mi aveva visto. Io ero lì col gatto in mano, lei che mi aveva visto e io ero lì così, mi fa: cosa stai facendo? Niente. Perché? E già lì c'era un po' puzza di ladrata. Ma vabbè, ho visto che come tecnica non funzionava, perché appunto tipo lo portavo su, però lui scendeva giù perché ormai era il suo, era affezionato. E ok. Quindi mi sono fatto furbo. Qualche giorno dopo ho deciso di andare al supermercato a comprare acqua, croccantini e delle Pringles. Cosa c'entrano le Pringles? Avevo fame. Non lo so, quel giorno avevo fame. Mi ricordo che presi anche delle Pringles. E piano piano nel tempo decisi di mettere i croccantini, non le Pringles, e l'acqua in una ciotolina comprata appositamente. Quindi è stato un investimento questo gatto. E piano piano saliva su fino al giorno in cui l'ho deciso di rubare definitivamente. Si è affezionato qui a casa e boom, gatto rubato. E la mia vicina, tra l'altro, l'ignoranza, ho detto no, ecco, ecco, ora si lamenta un botto, mi verrà a dire mi hai preso. E invece no, meglio, perché tra l'altro ho scoperto che ne è un altro. Quindi signori, potrebbe esserci la parte 2. Masser ruba il secondo gatto alla vicina, oh mio Dio, scam totale. Potrebbe succedere magari oggi dopo questo video, ma comunque il video di oggi è incentrato sul primo gatto che appunto ho rubato. E la mia vicina ha detto ok, te lo sei rubato, hai vinto tu questa battaglia ma non vincerai la guerra. Più o meno quello era il messaggio che mi voleva dare. Perciò c'ho un gatto che non è mai in casa, è sempre in giro perché è un gatto, ma va bene così. Quindi è stato divertente, quel gatto mi è costato tipo 6-7 euro tra ciotoline, acqua e croccantini, più le Pringles, quindi una decina di euro quel gattino lì, perché altrimenti non l'avrei mai mangiata. E questa in sostanza, riassunta molto brevemente in modo ignorante, era la storia di come ho rubato il gatto alla mia vicina e lei ha accettato. Pum! Super da... cioè, farsi accettare il gatto, cioè, bellissimo. Fatemi sapere se voi avete mai rubato qualche animale domestico in giro, non lo so, alla fine i gatti sono randagi, cioè, non ce l'ho mai in casa, è sempre in giro, va anche a salutare la vicina, è carino. Ok, è tipo un gatto condiviso. Ovviamente, ah, tra l'altro, per mettere il finale a questa storia, il mio cane non è assolutamente rubato. Ce l'ho da 15 anni, voglio bene, un saluto, so che guarda sempre i miei video, lascia anche qualche commento ogni volta. E, ok, prossima storia. Come vedete, ormai come settimana scorsa, perché sì, è una serie settimanale, in caso vi foste persi il primo e leggendario episodio, andatevelo a riprendere. Siamo tornati nel server Discord perché risponderò ad alcune delle vostre domande. Tra l'altro vedo che ce ne sono un bel po', non risponderò a tutte in questo video, magari ne faccio 5, 6, non lo so, così me ne tengo altre per il prossimo video. E come sempre scrivetemene altre o qui nel server oppure sotto YouTube. Anzi, tra l'altro dopo vado a farne altre 2 o 3 su YouTube nel video passato. Quindi via con le domande. Prima domanda, signor Massa, ma do con quale riverenza? Salve signor Rivail Ackerman. Con quale nome? Qual è il suo cantante preferito? No, non ne ho. Non ne ho. E risponderei insieme in combo con questa domanda: se so suonare qualche strumento, no. Sono una pippa. Una volta ho provato con la chitarra, ma faccio vomitare, quindi niente. Chitarra però comunque no, nessuna delle due. Sorry. Terza domanda, che non so bene cosa sia. Faresti una UHC come quelle di Emerald con noi? Cosa sono le UHC? Non ne ho la minima idea. Scrivetemelo nei commenti. Non so se me l'avete già scritto, perché io questo nome l'ho già sentito. Però, non so, nel dubbio riscrivetemelo nei commenti, perché non me lo ricordo. Prossima quadrupla domanda. Qual è il tuo gioco preferito? Avevo già risposto nell'altra volta e ti dirò come l'altra volta. Gli Uncharted. Vorresti portarci una serie? No, ormai no. E porterai una serie su Rainbow? Mi sa proprio di no, perché se lo guardano solo io, mia zia e il mio cane citato nella storia prima. Quindi mi sa proprio di no, me lo giocherò per conto mio Rainbow. Però divertente, in caso se non ci avete mai giocato scaricatelo. Inizierai mai le live? Allora, in teoria sì. In pratica ho scoperto che ho la connessione buona, ma non per farle live, perché sarebbe meglio quella cablata. Però comunque in teoria se le inizio, sì, le faccio su Twitch o su YouTube, ma non lo so, vi dirò.
Non so perché laggano. Ah, se avete dei consigli su come non far laggare la connessione o come farla diventare, non so, tutti segreti, scrivetemelo nei commenti, perché appunto laggo. Non so. Però è una connessione buona, tipo la fibra, quindi non saprei che altro fare. Vabbè, hai mai pensato di chiudere? Credo intenda il canale. No. Quindi la seconda si skippa. E quindi la terza si skippa. Master, ma sei Ita? In che senso? Comunque sì, super Ita. Credo di aver interpretato bene la domanda. Non lo so. Ciao Master, che tipo di video preferisci fare? Da solo, con amici o con iscritti? Minecraft, Fall Guys o Among Us? Tra l'altro Fall Guys è anche morcia, non se lo caga più nessuno. Vabbè, comunque. Preferisco far video, no, con... beh, oddio, in compagnia è sempre più divertente. Quindi o con gli amici o con gli iscritti sono sempre quelli che fanno più ridere. Poi Minecraft è divertente, anche Among Us. E anche... basta. Fortnite ci sto giocando poco e Fall Guys è morto. Seconda domanda, pensi di fare uno speciale per i 5.000 iscritos? O direttamente i 10.000? Se sì, sarà una sorpresa, ci avviserai... Se sì, sarà una sorpresa, ci avviserai un po' prima? Punto di domanda. No, speciale credo 10.000, però mi sa che a breve rivelo gli iscritti. Attenzione, Mystic Revelation, quante emozioni in un solo video, oh my god. Fuochi d'arti. Ok. Sarà una sorpresa? No, vabbè, vi avviso un po' prima. Ora, ci sono altre domande qui su Discord, però voglio andare su YouTube anche io e rispondere a quelle lì, perché sì. Domanda da YouTube. Come hai fatto ad emergere su appunto YouTube? No, a caso. Cioè, nel senso, boh, facendo un video al giorno, più ne fai meglio è, perciò più gente ti vede, perciò mi è andata anche bene. Ah, ma sapete che ho fatto un video con 100.000 visual a caso? Magari ve ne parlo in un prossimo video. Fatemi sapere se vi interessa quella volta che raggiunsi le 100.000 visual. No, comunque, boh, a caso, facendo video, poi più gente arriva meglio è, quindi più ne fate meglio è. Però ovviamente devono essere di qualità, perché potete anche farne 100.000 al giorno, ma se fanno uno più schifo dell'altro, hey, non ve li guarderà nessuno. Quindi fate il vostro meglio. Prossima domanda. Penultima domanda, quanti iscritti hai? Ve lo faccio vedere, dai, settimana prossima magari li faccio vedere. E ultimissima domanda che mi sono perso, in caso vi farò un taglio, a meno che non la trovo, farà 3, 2, ok, con che programma editi? Che vabbè, avevo già risposto, ma uscendo vi rispondo che edito con DaVinci Resolve, foto di DaVinci Resolve, no, non so se ve la farò vedere, comunque DaVinci Resolve, è gratis, è bello, è un po' litigarello. Scrivetemi se avete capito di che canzone sto parlando. Quindi, spero che questo Master Risponde vi sia piaciuto. Ovviamente non ho risposto a tutte le domande su Discord, ne saranno avanzate 5-6, ma va bene così, ce le teniamo per la prossima settimana. Fatemi sempre più domande, sempre più ignoranti, sempre più quello che volete. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 1.45, sperando che sia un buon orario, perché ultimamente con gli orari sto avendo un po' di problemi, con un nuovo video. Ciao! Dov'è il gatto? Ah, si chiama Giacomino il gatto. Giacomino, che nome ignorante. Non me l'avevo detto. Se siete arrivati fino alla fine, scrivete hashtag Giacomino. A caso.